la prima passeggiata dell'anno da solo. Oh, ma c'è Simone! Ciao Simone! Ciao! Non ce l'ho la mela, te la porto dopo, va bene? Ciao bellissimo! Cookie! Ah, ti hanno portato qualcosa! La focaccia, è un po' ti invidio. Andiamo? Andiamo Cookie! È felicissimo! Quanto è felice questo cagnolino! Ma tanto, Mamma mia, che capelli! Oggi passeggiatina solo Cookie, perché in realtà li ho già portati entrambi insieme. Però Eddie ha iniziato a zoppicare perché ieri in giardino ha fatto il matto. Si è scatenato e si è fatto un pochino male alla zampa. Niente di che, non ha niente. Eventualmente sarà graffiato, non lo so. Perché a un certo punto mio marito ha messo due forconi senza il bastone. Li ha appoggiati dentro all'orto, tanto ancora non c'è nulla. Lui che ha fatto? È saltato dentro all'orto, come un balzo, E stava prendendo i forconi per portarseli fuori. Poi va bene, ha combinato tante altre, ovviamente, non ci si ferma mai a una. E quindi però a volte si fa male, perché è proprio matto. Infatti l'ho riportato a casa, comunque la passeggiatina se l'è fatta. E adesso esce il Cookie. Mi fa un sacco ridere perché li ho fatti scendere qua, che c'è un piccolo pezzo di prato che sarebbe tipo il cortile della chiesa, ma è una chiesa abbandonata perché è crollata. E poi mi sono girata un attimo, mi sono allontanata un attimo dall'ingresso, tanto non ci sono macchine perché per via della frana non si può entrare. E mi giro e vedo Cookie che è uscito ed era tutto piatto, basso, basso, che mi guardava con aria colpevole, perché loro lo sanno dove possono andare da soli senza guinzaglio, cioè liberi. E dove non possono, lo sanno che non si fanno. E quindi fanno la faccia colpevole. E ho fatto, vieni qua! Ed è arrivato tutto felice. Però sono contenta perché loro, quando li chiamo, vengono. A volte magari ci mettono un po' di più, però vengono. Non fanno troppi capricci. Comunque, ho visto che ci sono tantissimi fiori e voglio farvi vedere tanti tanti fiorellini. Così bello, ma sei più bello di un fiorellino tu. È stato da solo lui. Da solo no, senza la mamma. Si è arrabbiato. Che sguardo. Ma se tu ti fai male, Dai, domani facciamo la passeggiata separati. Ok? Prima Eddie e poi Cookie. Va bene? Dai, oggi vi ho fatto una super pappa. Non so se mi guarderà mai. Ma l'hai fatta anche tu la passeggiata, Ma proprio quello su qua, con gli occhi storti mi guarda. Poi mi dicono che sei cattivo. Tu cattivo. Manco le mosche riesci a prendere Eddie. È vero?
mosche. Non si riesce a prendere mosche, mannaggia. E poi non sono buone, sono più buone le carotine, vero? Il mio principe. Pappa pronta, guardate i cookie dietro, sta russando, ecco qua, è praticamente con crema di carote, sembra pasta alla zucca. Allora, praticamente ho fatto rosolare delle carote con un rametto di rosmarino e un micro spicchiettino di aglio. Una volta cotte le ho frullate e poi ho cotto la pasta nella crema direttamente, così viene più saporita. Non ho ancora assaggiato. È buona, è dolcina, ma le carote sono dolcine. Questi fusilini sono piccolissimi, che carini. Ci sta, non è male, dai.
per utilizzare le carote in maniera diversa. Fatemi sapere se già avevate provato a fare una cosa del genere. Io di solito frullo le verdure nel brodo quando faccio il brodo e faccio la pasta. Ma fare apposta così con le carote non l'avevo mai fatto. Però ci sta. Dice Eddie, che mi guarda. Oggi mangio qua, per così sono più vicino alla stufa perché ho freddo. E lì sul tavolo fa più freddo. È una zona fredda quella. Più veloci di loro a mettersi a letto, nessuno. Ti giri e sono già a letto loro. Abby si è sulla TV da sola. Sono i fantasmi. Vero bimbi? Perché? Cosa perché? Capace! Ecco. Ce l'avevi sulla home page. Vabbè. Questo vabbè. Buonasera, è arrivato il momento di salutarvi. Io adesso mi monto il video e poi mi guardo, andiamo avanti con The Walking Dead mentre lavoro all'uncinetto, che sono arrivata a questo punto. Alla fine ho fatto un pochino di scollo, poco, però l'ho fatto perché non volevo che venisse un colletto troppo stretto come il maglione a righe. Perché è troppo stretto, mi dà fastidio qua. E vi ringrazio per aver visto il video, ci vediamo al prossimo. Ciao!